PD credo che ha avuto l'occasione che noi gli abbiamo dato e abbiamo aspettato la risposta che ci è stata data via web dalla candidata sindaca di fare un'alleanza strutturale e di ripetere a Carrara la nostra alleanza che abbiamo in Regione. Il PD non anche ha risposto, mi pare evidente che il PD sia in mano a dei piccoli oligarchi locali che determinano anche la politica regionale e nazionale del partito. Le parole del coordinatore regionale di Italia Viva su quanto avvenuto a Carrara non lasciano spazio a fraintendimenti. Si dice stupita la segretaria del PD regionale Bonafè, sottolineando che persino i socialisti, che in effetti hanno ottenuto un buon risultato a Carrara, si sono dissociati. Bonafè auspica che gli elettori moderati e di Italia Viva non vogliano consegnare Carrara nelle mani della stessa destra, contro la quale, dice, abbiamo vinto insieme le elezioni regionali. Lo dice in una nota perché ai nostri microfoni non ha voluto rispondere, anche se l'irritazione in tutta la segreteria Dem era palpabile fin da ieri. Abbiamo quindi chiesto a Danti se fosse preoccupato che l'apparentamento con il candidato di centrodestra facesse scricchiolare l'alleanza in regione dove Italia Viva esprime la vicepresidente Saccardi e il vicepresidente del Consiglio regionale Scaramelli. Ma per niente. Io penso una cosa, il PD ci ha spiegato negli anni scorsi che le amministrative erano una cosa e il governo regionale un'altra, tant'è vero che si sono alleati le scorse amministrative con i 5 Stelle che in regione votavano insieme alla Lega e insieme agli altri le mozioni di sfiducia non a uno qualsiasi ma all'assessore alla sanità. E a Lucca, dove Italia Viva sta col centro-sinistra e il loro candidato Veronesi va invece con l'avversario? Hanno sbagliato nome? Era una candidatura civica, diciamo, è un personaggio della cultura. Probabilmente diciamo che non ha dimestichezza con la politica e non aveva capito che comunque insieme a certi personaggi noi non potevamo stare e quindi abbiamo fatto un accordo che era un accordo regionale in cui c'era anche Carrara che noi abbiamo rispettato, che il PD non ha rispettato e quindi in qualche maniera... Voi siete coerenti. Noi siamo coerenti. Chi è contenta degli scenari in vista del ballottaggio è l'ex sfidante di Giani. Le città in Toscana sono contendibili, sia a Lucca che a Carrara. Abbiamo fatto apparentamenti molto trasversali perché semplicemente sul programma elettorale e nell'interesse delle singole città. Nessuno scandalo per aver accolto l'ex Casa Pound Barsanti a Lucca? Non c'è scandalo nemmeno a Carrara per i candidati di Italia Viva, quindi non credo.